Capo Vaticano, ricadi. Qui Giuseppe Berto, veneto di Mogliano. Nato il 27 dicembre 1914. Ha scritto Il male oscuro, il suo capolavoro. E qui, dove ha piantato la sua radice d'elezione, riposa dal 1 novembre 1978. Il male oscuro l'ho buttato giù qui in 2 mesi. La prima stesura l'ho fatta tutta qui in 2 mesi proprio, così mi è venuto molto, molto facile, non so se sarà il posto. Però adesso è da giugno che sono qui, non ho mai scritto una riga. Non è il posto, è la voglia di lavorare che manca. Ve lo dico sin da subito, il male oscuro è e non è un romanzo. Soprattutto lo dice Berto, lo scrittore. Come non romanzo. Il male oscuro è la descrizione di una nevrosi d'angoscia e della cura per guarirla e delle esplorazioni nell'inconscio per mezzo dei sogni e delle associazioni. Il mio libro ha dei precedenti illustri nella nostra narrativa. Prima di tutto la coscienza di Zeno, di Svevo. E poi la cognizione del dolore di Gadda. Aborto di un romanzo, ma mirabile descrizione di un nevrotico. Sempre Berto ci dice: io seguo le loro strade, però con un'assoluta indipendenza di modi narrativi e con una preparazione del tutto svincolata dalla letteratura, poiché racconto un'esperienza personale. Inoltre credo che nessuno prima di me si sia spinto così a fondo, senza preconcetti né divieti, nell'analisi di un uomo. Un non romanzo, scrive Berto in appendice al libro, con il quale, nel 1964, consegna ai lettori la storia di una lunga, complessa malattia. Fantasmi di un passato abitato dalla figura paterna, malanni fisici e anche immaginari, una costante ossessione per la morte, che torna in tutta la sua opera, declinata secondo alterni stati emotivi e bisogni produttivi. Qui a Ricadi, Giuseppe Berto ha curato, dopo una lunga analisi con Nicola Perrotti, il suo male di vivere, traducendolo nel libro che più di altri lo rappresenta. Quando uno è preso da queste paure, da questa angoscia, non vede nessun altro lì fuori di se stesso, cioè lui diventa... io l'unica forma di altruismo che avevo io in quei momenti, mi ricordo, era esclusivamente per mia figlia. E allora le domando, tanto per dire qualcosa, se per caso sia contenta d'avere nome Augusta. E lei ride e dice non molto, dato che è un nome da vecchia. E poi le chiedo se per caso avrebbe preferito chiamarsi Micaela. E lei ride ancora e dice Micaela no, ma Micaela sì, sarebbe stato un bel nome. E dopo di questo non trovo più niente da dire, senza piangere. Così, un poco prima ancora che si accendano le luci sulla costa della Sicilia, lei si alza e se ne va, se no i suoi amici magari stanno in pensiero, dice. E io la guardo andare con cuore stretto, perché tale e quale la madre sua, quel giorno sulla fontana di Piazza del Popolo, quando la vidi per la prima volta. Comunque, ora accendo un fuoco e prendo i 3 capitoli del capolavoro e li brucio, un foglio alla volta,
ma senza rammarico, perché si sa che ormai la mia gloria non può importare a nessuno. Il nome di mia nonna era Antonietta, quindi Antonia è stata per loro un nome nuovo. In realtà, non mi ricordo se per 2 o 3 anni sono stata chiamata colica, perché quando sono nata pare che mio padre avesse avuto una colica di reni o una cosa del genere, e quindi il mio soprannome era Colica. Il libro ovviamente è un romanzo, però con tanti elementi autobiografici, e comunque il libro finisce che io lo vengo a trovare qui intorno a 17 anni, così. Invece in realtà il libro è stato scritto che io avevo 8 anni. Noi stavamo qui sempre tanti mesi, e quell'anno io ho fatto 2 mesi di scuola qui mentre lui scriveva Il male oscuro, e per me è stata un'esperienza fantastica. Mi sono veramente divertita qui, avevo tantissimi amici. Ho ovviamente ricordi di sempre di mio padre che scriveva, però la coscienza che avesse scritto questo libro ce l'ho avuta più tardi. Papà voleva, è sempre stato attratto dal sud, aveva fatto il servizio militare in Sicilia. Con mia mamma a un certo punto nel 1956 hanno cominciato questo viaggio verso il sud, e io so che loro sono passati dalla costiera amalfitana a Maratea, e poi sono arrivati a Tropea, alla stazione di Tropea. Hanno conosciuto questo giovane ragazzo che si chiamava Aldo Barone, che gli ha detto: beh, se cercate un posto nel sud dovete venire a Capo Vaticano. E quindi li ha portati qui, e qui la strada era, ovviamente era di terra, non c'era luce, non c'era acqua, non c'era niente. E l'ultimo pezzo si faceva a piedi. Una volta che si sono affacciati sulla punta, si è fermato. Questa casa di ricadi, nella cornice naturale di Capo Vaticano, Berto l'ha pensata con caparbia volontà, quasi per fuggire dalla città. L'ho pensata, ho seguito tutti i lavori, ma manualmente ho dato solo un piccolo aiuto. L'ho pensata, e poi naturalmente ci vuole un progetto, perché qui siamo in una zona sismica, e allora era necessario, cioè è necessario anche adesso, l'approvazione del genio civile. Si chiama Pinnata, l'hanno chiamata così gli abitanti qui del paese, perché somiglia a una stalla. Qui che chiamano Pinnata le stalle dove portano il bestiame d'estate in campagna. Ma abito più qui che altrove. Starei anche più a lungo, ma purtroppo ho bisogno di compagnia, allora non sempre trovo persone disposte ad assistermi, perché io sono un po' malato, d'inverno qui è dura. D'estate no, d'estate è bello. Io ovviamente avevo l'idea che papà non stava bene, perché mi ricordo quando lui vagamente, quando aveva questi attacchi di angoscia, che poi stava a letto. E devo dire, mia madre era bravissima, perché a un certo punto proprio lo costringeva ad alzarsi e uscire. Mi ricordo anche quando andava a fare ha fatto l'analisi, lo vedevo in bicicletta che partiva. L'esatto momento no, anche perché poi lui ha lavorato anche per il cinema, scriveva articoli. Quindi il papà, diciamo, che era in casa e scriveva, ce l'ho avuto sempre come memoria. Poi dopo, quando è venuto fuori questo libro, che ovviamente noi eravamo qui quando arrivò il telegramma del premio Viareggio, da lì io ho avuto la sensazione che questo libro ci avesse un po' rivoluzionato la vita, almeno la mia vita. Poi a un certo punto, a me tutto questo successo, quando ero più piccola, non è che mi piacesse tanto, perché in fondo mi portava via di più i genitori. Dopo la mia quinta elementare, dopo il 64-65, siamo andati a vivere a Cortina per 2 anni, e lì è stata una gioia, e lì lui ha scritto La cosa buffa. Quindi, insomma, ci perdevo e ci guadagnavo nella vita. La malattia dell'anima e del corpo, il rapporto con il male e con la morte, il senso di colpa, sono elementi ricorrenti in tutta l'opera di Berto. Da Il cielo è rosso a Il male oscuro, dal soggetto per il cinema O Serafina, poi diventato un romanzo breve, alla cosa buffa, da anonimo veneziano
fino all'ultimo libro, La Gloria, dolente metafora della condizione dell'individuo nel disegno cosmico. Penso che questa storia della mia lunga lotta col padre, che un tempo ritenevo insolita, per non dire unica, non sia in fondo tanto straordinaria se, come sembra, può venire comodamente sistemata dentro schemi e teorie psicologiche già esistenti. Anzi, in un certo senso, potrebbe perfino costituire una appropriata dimostrazione della validità, perlomeno razionale, di tali schemi o teorie. Sicché, sebbene a me personalmente non ne venga un bel nulla, potrei benissimo sostenere che il mio scopo nello scriverla è appunto quello di fornire qualche altra pezza d'appoggio alle dottrine psicoanalitiche, che ne hanno tuttora più bisogno di quanto non si creda. Se non che una tale supposizione non andrebbe poi d'accordo col sospetto che più di uno potrà avere alla fine, ossia che la presente narrazione non sarebbe che un forzato ripiegamento da certe mire e proponimenti di cui necessariamente dovrò parlare in seguito, che riguardano le mie ambizioni, vorrei dire, letterarie. E naturalmente su questo punto ognuno può pensare quel che gli pare. Però io, dal momento che sono ormai prossimo a staccarmi da ogni umana ambizione, e suppongo anche dalla vita stessa, trovo che sarebbe oltremodo improprio attribuire alla narrazione spiccati propositi artistici. E invero ho l'impressione che la storia in un certo qual modo si scriva da sola, cosa che non contrasta insanabilmente con le dottrine nominate poco fa, o almeno con la cosiddetta parapsicologia. In effetti accade che fatti e pensieri sgorghino in gran parte automaticamente da quelle oscure profondità dell'essere, dove la malattia prima e la cura poi sono andate a sfruculiarli fino a fargli venire questa immoderata voglia di esternarsi, della quale mi sembra d'essere passivo esecutore. Nel senso che non le presto, se non la mia diligenza espressiva e diciamo pure stile, che in meno dolorose circostanze mi avrebbe portato chissà dove, sul cammino della gloria, intendo dire. Una nevrosi credo che cominci per una serie, cioè ce la portiamo dentro per delle ragioni che stanno molto lontane e affiora quando ci sono delle circostanze che la portano ad affiorare. E le circostanze sono narrate tutte quante, sono un libro di 400 pagine pieno di disgrazie. Il mare oscuro di Berto, tra i tanti romanzi del secondo Novecento, è quello che offre con maggiore ricchezza un ritratto morale dell'uomo nella contemporaneità. È un ritratto che parte da una considerazione fortemente pessimistica, che cioè dal fatto che il mondo è dominato dal male universale e che quindi l'uomo e l'individuo non hanno molte speranze, molte chance di sottrarsi a questo destino che è già segnato in qualche modo e che è, se volete, dargli un'interpretazione metafisico-religiosa, che è l'esito del peccato originale, l'esito della rottura dell'equilibrio che l'uomo ha compiuto nella propria storia. Quest'uomo che deve fare i conti col male universale sa che non è una battaglia che sta combattendo che avrà vincitori e vinti. Le conclusioni sono in qualche modo già scritte, però la storia degli uomini, la loro grandezza, la loro forza non sta nel vincere il male universale, impossibile, sta nell'essere capaci di, per un verso, resistere al male universale, non soccombere, e dall'altro nel riuscire a riaffermare una propria dignità, una propria coerenza, una propria umanità, se volete. Cioè, in questo modo il male universale è un test che mette alla prova gli uomini, al confronto con esso viene fuori la qualità della statura dell'uomo, la qualità della sua forza morale.
Per fare questo, Berto è costretto a fare tabula rasa, piazza pulita delle ideologie novecentesche. Il Mare Oscuro era un romanzo che mi faceva un po' paura. Allora, dopo che ebbi fatto le prime 30 cartelle della stesura definitiva, le portai da Niccolò Gallo, un critico che io stimo, e lui le approvò e disse il resto lo facciamo insieme. E io rifiutai. Gli portai il manoscritto compiuto, poi non gli piacque. E fece leggere il manoscritto anche a Natalia Ginzburg, una scrittrice che stimo in modo particolare. E lei disse sì, può andare, però bisognerebbe che lo rifacessimo insieme. E dissi di no. Io consulto sempre il professor Perrotti in tutte le questioni importanti della mia vita e anche per i libri. Poi per il Mare Oscuro, essendo lui stesso un personaggio del libro, dovevo farglielo leggere. In più, pubblicare un libro del genere era una grossa responsabilità anche dal punto di vista morale. E gli fece delle osservazioni sull'ultimo capitolo, cioè gli pareva che non fosse una conclusione positiva dell'analisi la vicenda del personaggio a quel punto. E mi consigliò di cambiarlo. Io feci il possibile, ma non riuscii ad accontentarlo proprio con tutta la buona volontà. Giuseppe Berta ha intitolato il suo capolavoro Il male oscuro, proprio prendendo l'espressione da uno scrittore molto diverso da lui, che amava molto Carlo Emilio Gadda, un'espressione riferita al protagonista di un altro capolavoro del Novecento, che è La cognizione del dolore. Ma indubbiamente quando si prende un'espressione da uno scrittore poi la si trasforma. Il problema narrativo del Mare Oscuro, che tant'è vero che è un libro che poi non è profondamente compreso dal maestro, da Gadda, è che la psichiatria può dire dei termini, questi termini fanno parte della necessaria esigenza della medicina di chiamare una malattia con un nome che valga un po' per tutti, se no non si potrebbe curare. Da raffreddore a nevrosi di angoscia, indubbiamente non ci sarebbe i medici se non creassero un minimo comune denominatore tra i malati. Però tutto sommato la psiche umana è irripetibile, individuale, quindi in realtà l'oscurità coincide con l'individuo, cioè uno può anche dire appunto che Berto nel suo libro fa una descrizione straordinariamente precisa e accurata di una grave nevrosi di angoscia, però poi la malattia si dovrebbe chiamare Giuseppe Berto. Una scrittrice che Berto non conosceva, che avrebbe sicuramente amato, americana, Flannery O'Connor, dice: la malattia è un posto dove nessuno ti può accompagnare, che in fondo è il commento migliore all'espressione il male oscuro. C'è un limite oltre il quale non si può dire niente di comune con gli altri, ognuno se la vive nella sua maniera, ognuno sconta la sua pena. Detto questo, nel romanzo il medico che prende in cura Berto lo costringe a ragionare su delle cose, lo costringe a attivare una memoria e quindi gli crea un sollievo, indubbiamente, gli crea una vivibilità della cosa. Quindi, diciamo, c'è una critica del sapere medico assieme all'ammissione che questo sapere medico serve al protagonista. Ecco come Giuseppe Berto descrive le cause della sua nevrosi e le tre fasi della lotta col padre. La prima, quella che va dalla nascita al 18° anno di età, quando mi venne la bella idea, ma in fondo necessaria, di partir soldato, ed è fase caratterizzata almeno sul principio da una massiccia prevalenza paterna. Seconda fase, quando francamente questo padre arrivai a mettermelo sotto i piedi, tanto da poterne avere addirittura pietà qualche volta, fino al mio 38° anno di età, quando egli ebbe la disavventura di morire. Terza fase, che va appunto dalla sua morte in poi. E qui le cose si sono messe di nuovo molto male per me. Molto male. Io intanto sono andato da Perrotti per disperazione, cioè la nevrosi ce l'avevo da parecchio tempo, non sapevo come affrontarla, ho tentato infinite vie e alla fine sembra che questa cosa tanto comune come la nevrosi, della quale pochi parlano volentieri, almeno parlavano prima che io avessi pubblicato questo libro, non so, porta delle confusioni enormi, non c'è chiaro, anche perché è una malattia tuttora abbastanza misteriosa, penso io. Comunque, alla fine mi trovai, dopo aver tentato infinite strade, di scegliere tra la psicanalisi e l'elettroshock.
la psicanalisi mi faceva meno paura, ma mi faceva paura. Cioè avevo paura che potesse modificare in qualche modo la mia personalità. È strano che della gente così anche ammalata e sofferente rimanga attaccata a questa cosa, dice io voglio essere io. Rispetto ai grandi maestri del Novecento, Berto fa parte di una generazione che ha rotto una continuità. Noi non dobbiamo considerare il modernismo come un blocco univoco. Chiaramente gli scrittori della generazione, che è quella di Berto, di Samuel Beckett, di Thomas Bernhard, sono i maestri del secondo Novecento, e Berto sta alla pari assolutamente col Male Oscuro, con i grandi nomi che ho citato. Il suo rapporto con Svevo e Gadda in particolare è un rapporto molto contraddittorio, perché è vero che Svevo e Gadda parlano della nevrosi, ma ne parlano da un punto di vista esterno, quindi la nevrosi è come un altro tema, come potrebbe essere la guerra, l'adulterio. Il protagonista Zeno del libro è un protagonista che ha fatto una cura analitica e parla con ironia di se stesso, delle sue nevrosi. Certo non è guarito chi guarisce, però c'è quella distanza. Anche Gadda in qualche maniera. Invece Berto elabora quello che lui definisce uno stile psicoanalitico, che è molto diverso, perché è il pazzo che parla durante il momento che è pazzo. Uno pensa a Beckett e poi in realtà, adesso che hanno scovato anche degli articoli meravigliosi che Berto scriveva sul Resto del Carlino, c'è un articolo su Beckett in cui lui lo considera proprio un fratello. Sembra anticipare Thomas Bernhard in realtà, ma perché? Perché a un certo punto sono degli scrittori che, un po' con un meccanismo teatrale, si mettono loro, cioè dicono adesso faccio il monologo del pazzo, non è più quindi un narratore che parla di una pazzia, ma è pazzo nel momento stesso in cui racconta di sé, non ne esce, quindi è molto magnetico, molto affascinante. Berto finisce spesso per parlare apparentemente di sé, ma il suo obiettivo non è scrivere l'autobiografia. Berto ha una naturale tendenza a trasferire il senso di quello che scrive dall'aderenza ai fatti all'aderenza ai valori. E quindi in questo racconto, in cui c'è una quantità di dolore facile a riconoscere, la difficoltà del rapporto col padre, l'angoscia che lo attanaglia, la nevrosi, perfino l'ulcera che poi non c'è, ma che però lo tormenta giorno e notte, a un certo punto, dopo aver lui stesso cercato nell'incontro con le scienze mediche, con le scienze psicanalitiche, dei palliativi, delle difese dalla propria sofferenza, Berto a un certo punto si rende conto di com'è comica, grottesca, questo scontro tra il destino e questa patetica autodifesa di sé. E quindi tutti questi personaggi, a cominciare dallo psicanalista, diventano dei personaggi comici. Non diventano gli eroi della salute, ma diventano invece i comici rappresentanti di una impotenza umana che conduce inevitabilmente in un vicolo cieco. Lo stile di Berto è uno stile, quello del Male Oscuro soprattutto, che può apparire faticoso in questa assenza di interpunzione, in questo fare un po' il verso al discorso indiretto libero, che sono tutti tentativi di restituire sulla pagina e di restituire al lettore lo stato d'animo tormentato di chi fa i conti con il maligno e con il malessere. E intanto, sulla costa della Sicilia, si è acceso il faro bianco di Punta Faro e si vedono anche le luci rosse dell'elettrodotto e quelle più basse del porto, e si cominciano a distinguere le lunghe file di lampadine della costa. Si è fatto tardi, ma innaffierò ugualmente l'orto
E stasera proverò a portare i due bidoni pieni come faceva mio padre, può darsi che ce la faccia senza versare l'acqua né cadere, e poi sarà tempo di dire «Nunc dimittis servum tuum Domine», forse è già tempo. L'esperienza personale di Giuseppe Berto si riflette continuamente nella sua opera. Il fascismo, la guerra d'Etiopia, il complesso rapporto con il padre, l'aspirazione a una gloria che ha posto lo scrittore di Mogliano spesso in contrasto con il mainstream intellettuale del suo tempo. Fuori dal coro e dalle mode, Berto scrive e polemizza, lavora per il cinema e per la pagina. Ammira, ricambiato, Hemingway. Penso che non avessero mai perdonato il fatto che Hemingway considerasse mio padre uno dei più grossi scrittori italiani. Così come tante altre cose non gli hanno perdonato, perché lui è stato un uomo indipendente, che ha percorso la sua strada, non ha seguito cliché, aveva una personalità molto forte. È stato accusato di tutto e di più, ma in realtà è stato un uomo che ha sempre fatto quello in cui credeva. Devo dire che se c'è una cosa che mi ha insegnato, è quello che se tu credi in qualcosa devi portarlo avanti, non importa se ti costa dolore, perché sono sicura che ha sofferto per questa cosa. Rispetto al cosiddetto neorealismo italiano, Berto non è un neorealista. Berto, dice lui, è un romantico, cioè sicuramente qualcuno che si confronta con una realtà, ma sia la lezione americana sia la lezione italiana dei neorealisti lo lasciano abbastanza freddo. Berto, soprattutto quando scrive Il cielo è rosso, sicuramente non ha letto il neorealismo italiano. Sicuramente ha letto pochissimo anche di quelli che potrebbero essere i maestri americani del neorealismo. Anzi, è semmai uno scrittore naif, con l'ingenuità di chi è convinto di essere il primo al mondo a prendere la penna in mano e a coprire di scrittura le pagine dei quaderni. La tensione principale che lo anima è portare a termine un discorso morale, che è esattamente il contrario del discorso ideologico. Alcune città più importanti all'intorno erano state colpite e devastate dai bombardamenti, e molti profughi si erano rifugiati nella piccola città tranquilla. Portavano con sé dolore e miseria, perché avevano perduto tutto ciò che possedevano. La gente non li guardava con simpatia. Essi costituivano un disagio che tutti avrebbero preferito allontanare o almeno ignorare. Ormai ognuno era chiuso in se stesso e come smarrito, e gli uomini erano divisi e senza pietà gli uni per gli altri. Così la gente continuava a vivere, come poteva, perché qualcuno dava loro abbastanza cibo per non morire. Aspettavano che la guerra finisse. Questo era essenziale, arrivare vivi a quel punto. Poi qualcun altro li avrebbe aiutati a vivere ancora. In un mondo che pensavano migliore. Nel cielo rosso, i quattro ragazzi che cercano di sopravvivere dopo il bombardamento sanno che non ce la possono fare. Berto, nel suo radicale pessimismo, avrebbe anche potuto concludere il libro nella intera sconfitta dei suoi protagonisti. Salva la ragazza perché nella ragazza vede la resistenza di un ubicus system morale a cui bisogna far avvicinare il lettore, che prenda coscienza della forza che si nasconde nel suo animo. Mogliano Veneto. Giuseppe Berto nasce qui. Un padre maresciallo dei carabinieri prima e commerciante di cappelli e ombrelli poi. Giuseppe è il primo maschio di 5 figli. Studi ginnasiali al collegio salesiano Astori, poi il liceo a Treviso. Sono anni svogliati,
già segnati dal tormentato rapporto con il padre. Anche per questo Berto si arruola nell'esercito e viene mandato in Sicilia. Da qui in poi è tutto un andare e venire tra gli studi universitari a Padova e l'esperienza militare da volontario in Africa, dove viene ferito nel 1935. Scrive la Colonna Feletti, quattro puntate sul Gazzettino Sera dedicate a quattro compagni d'armi caduti in Africa orientale. Poi è di nuovo in divisa. Nel 1942 si ritrova nel 10° Battaglione dei Fedelissimi di Mussolini, una vicenda che gli ispira il diario Guerra in camicia nera. Infine è internato nel campo di concentramento di Hereford, negli Stati Uniti, dove si lega ad altri prigionieri che gli resteranno amici nel tempo: Alberto Burri, Ervardo Fioravanti, Dante Troisi e Gaetano Tumiati. Questo è il racconto di Gaetano Tumiati nell'Ora della Verità di Gianni Bisiak. Ricordo che ci eravamo riuniti, eravamo stati messi dentro tutti così come una grande mandria, e in queste baracche, eravamo in baracche di 20 ufficiali inferiori, sottotenenti e tenenti, noi eravamo non collaboratori, cioè a dire anch'io come Beppi ero andato volontario in guerra, venivo dai editoriali, dello sport, della cultura e credevamo nella patria imperiale e credevamo molto con molte illusioni che, non so, per esempio Gibilterra e Suez sarebbero stati internazionalizzati e non certo dell'impero nazifascista, eccetera. E allora eravamo andati volontari. E allora una volta cominciato a sparare, quando gli americani ci dissero: scegliete, volete venire a combattere per la grande causa delle Nazioni Unite? No, non Nazioni Unite, non so come la chiamassero, volete venire con noi? Noi diciamo: abbiamo cominciato, restiamo da questa parte fino alla fine della guerra, e siamo restati fino alla fine della guerra in campo di prigionia nel Texas, là in un paesaggio del West. Berto scavalca le ideologie di destra, di centro e di sinistra, le scavalca tutte perché le sente elusive, incapace di dare risposte alle domande. Hereford è contro l'armistizio italiano, Berto a Treviso è fortissimamente contro il bombardamento americano. Berto vive anche gli anni della prigionia o del finale della guerra come degli anni in cui il nemico è quello lì, l'America. Contemporaneamente Berto scopre anche che questa storia del male universale, questa riproposizione di una dignità, fa parte di una certa letteratura americana. Quindi è un rimescolamento delle carte quello che fa Berto, e di mettere radicalmente al centro la questione morale. E dopo Carla disse: può darsi anche che tu ti accorga che è inutile andar via. Quando abbiamo il dolore così dentro di noi, ce lo portiamo sempre dietro. Non serve cambiare posto. Può darsi che tu ti accorga presto di questa cosa. Può darsi anche che appena uscito di qui tu ti senta più disperato di prima. Allora dovresti tornare indietro. Non dovresti aver vergogna di tornare indietro subito. Io capirei. Io mi scontrai proprio col mio primo romanzo con Leo Longanesi, il quale credo sia stato il primo esempio di editor italiano. Dopo che ebbi firmato il contratto, lui mi disse: io ho fatto il Don Giovanni in Sicilia di Brancati e adesso faccio anche il suo. E io gli risposi di no, che nel mio non avrebbe messo le mani, altrimenti non avrei pubblicato il libro. E difatti gli mantenne la parola. Soltanto nel primo capitolo fece dei tagli abbastanza abbondanti. Il titolo originale del libro era La perduta gente, e Longanesi gli disse subito: no, questo titolo non va. E mio padre ha accettato questa cosa di cambiare il titolo, però, come dice lui, scrive lui, praticamente l'ha saputo quando ha visto il libro nelle vetrine dei negozi, dei libri. Il cielo rosso è rimasto esattamente lo stesso manoscritto, che fra l'altro ho scritto a mano, insieme anche le opere di Dio le ha scritte a mano, perché stava
in Texas in prigione, e adesso la sua opera sta a Padova, all'Università di Padova, e stanno lavorando sull'archivio. Sembra che papà sia partito subito con polemiche, perché quando è uscito Cielo Rosso è stato accusato di aver copiato gli americani. Hemingway è venuto fuori, ovviamente. Lui in prigionia dice di aver letto in alcuni giornali che arrivavano alcune cose di Hemingway. Quando riuscì il libro che si chiama Le opere di Dio, che fra l'altro è il primo libro che ha scritto lui a Hereford in Texas, si è scritto una introduzione fantastica. Soprattutto dice: ogni volta che arrivavano dei nuovi prigionieri, noi cercavamo sempre di sapere cos'era successo in Italia. E quindi lui riesce a descrivere questo bombardamento di Treviso, questa generazione che era stata devastata dalla guerra, in una maniera incredibile, perché lui in fondo non è che sapesse molto di quello che stava succedendo in Italia. L'Italia ha fatto presto forse a mettersi tutto il passato alle spalle e a cambiare pagina, no? E da un lato è un libro di un'umanità incredibile. E Berto fa i conti col fascismo, fa i conti col fascismo, li fa prevalentemente in guerra in camicia nera, e poi li fa nel racconto della propria adolescenza e giovinezza nel Male Oscuro. Ma non è stata una scelta il fascismo, è stato un condizionamento, penso. Io non mi ponevo particolari problemi. Io sono nato in un luogo dove l'altra guerra, la guerra del 14-18, è stata sentita perché eravamo in zona di retrovia. È chiaro che l'elemento patriottico, di questa guerra, che poi è continuato ancora più gonfiato nel dopoguerra, ha influito su di me. Penso che anche questo successo di questo giovane scrittore completamente sconosciuto, penso che sia stato l'inizio di queste forse forma di invidia. Non so perché per mio padre sia stata questa grande colpa di essere andato a fare la guerra, mentre per altre persone o altri scrittori non viene nemmeno detto, ecco, oppure è stata una cosa che è passata come un episodio della giovinezza. Ha scritto il poeta Andrea Zanzotto. Quando è uscito Il cielo è rosso, si sono accese delle polemiche. Ma in quel libro, composto durante la prigionia in America e poco dopo, Berto ha saputo cogliere in modo empatico le dimensioni di una tragedia universale, non risolta dalla fine del conflitto. Mentre il dopoguerra cominciava con i bagliori di Hiroshima, giustamente Berto esprimeva, con alti valori narrativi, il sentimento del riprodursi di un male universale, in forme subdole e caparbie. Era una persona molto immediata, sincera, sempre alle prese con un inconscio ribollente e, insieme, con un alto senso del rigore letterario. Sembrava anche abbastanza oppresso da un senso di colpa. Avrebbe desiderato essere soltanto un romanziere, mentre le necessità della vita lo avevano spinto a scrivere per giornali e riviste o per il cinema, a diventare un po' facchino della penna. Sfumata in un residuo di nebbia, che non ce la faceva né a dissiparsi né a diventare pioggia. Un po' disfatta da un torpido scirocco, più atmosfera che vento, assopita in un passato di grandezza e splendore e sicuramente anche di modestia confinante col peccato. La città era piena di attutiti rumori, di odori stagnanti nel culmine di una marea pigra. Sole e luna le segnavano un ritmo diverso, e come sospinta da un doppio scorrere di tempo, essa incessantemente moriva nei marmi e nei mattoni, nei pavimenti avvallati, in travi e architravi ed archi sconnessi, in voli di troppi colombi, nell'inquietudine di miriadi di ratti che si andavano moltiplicando in attesa. Della gente, ognuno portava dentro di sé una particella di quella finalità irrimediabile. Facevano le cose d'ogni altra gente, comprare il pane o il giornale, andare al tribunale o ad aprire bottega o a scuola e perfino in chiesa. E le facevano con più spensieratezza che altrove,
con un ridere arguto e gentile, in una parvenza di commedia che peraltro era, appunto, un invito affinché la morte facesse più in fretta. Negli anni del dopoguerra si diceva erano arrivati gli americani. Cosa voleva dire? Che erano arrivate le major da Hollywood in grado di dare moltissimo denaro alle produzioni. Moltissimo denaro per loro, per le produzioni italiane, voleva dire un piccolo budget in fondo per Hollywood, che era abituata a spostare delle macchine immense. Quindi pensare di vivere di cinema era possibile. Tu potevi, tramite una sceneggiatura che in fondo per molti scrittori appariva molto più facile dello scrivere un libro pensato con tutte le riflessioni sulla lingua, e che poi invece diventò un mestiere calibrato. E moltissime sceneggiature che in partenza erano pensate per fare dei film di cassetta diventarono poi delle sceneggiature molto più alte. Lo stesso Anonimo Veneziano partì da un'idea di Enrico Maria Salerno, che mai si era cimentato nella regia prima di allora, e volle raccontare la storia di questi due ex coniugi che si rincontrano perché lui ha da dirgli una verità molto dura: sta per morire, ha un tumore e hanno un figlio che vive a Ferrara, lontano quindi da Venezia dove si incontrano. Ma l'idea, quella di Enrico Maria Salerno, era quella di farne un film di cassetta, puntare molto sul melodramma, tanto che parte della critica era molto negativa nei confronti di questa operazione, diceva uccide il cinema. Berto, da questo suo lavoro, decise di trarre un'opera teatrale, infatti scrisse solo i dialoghi, ne trasse un'opera teatrale che fu pubblicata in seguito da Rizzoli. Nell'Anonimo Veneziano c'è un uomo che vive il destino di tutti i malati, di malattie mortali. La sua lotta non è contro la malattia, cioè la sua lotta è a favore, anzi forse, della dignità dell'individuo. Questa dignità, che ha sostanzialmente due o tre punti su cui si appoggia, il più importante è l'arte. Questo concerto di Anonimo Veneziano, che sorregge in qualche modo l'idea del film, c'è l'idea dell'amore. L'amore, anche questo, come uno spreco nella vicenda esistenziale, ma come una ricchezza che ti porti con te. E accanto all'amore tra uomo e donna c'è l'amore con il figlio, a cui lui stesso pensa di dedicare l'esecuzione del concerto di Anonimo Veneziano. È da notare che nei romanzi di Berto i personaggi sono individui, non sono quasi mai rappresentanti delle classi, dei ruoli, sono individui. E questo individuo rivendica la grandezza dell'arte, ma non in una funzione terapeutica, educativa, pedagogica. L'arte non è uno strumento vantaggioso, non è una medicina. No, l'arte è un valore. Anonimo Veneziano, non lo so, mi sembra sempre che la critica cercasse proprio dei motivi per attaccare mio padre, mettendoci un sacco di buona volontà. Io prima di tutto mi ricordo che Enrico Maria Salerno veniva a Cortina a lavorare su questo manoscritto molto prima che uscisse Love Story.
E poi effettivamente è stata una sfortuna che i due film fossero praticamente fuori, usciti insieme. Non mi è mai parso, sinceramente, che ci fosse molto in comune fra questi due film, se non la sofferenza umana, quello senz'altro. L'Anonimo veneziano, mi ricordo quando uscì il film perché in effetti fu un grande successo. Devo dire che io tutt'oggi quando vedo il film mi commuovo perché ovviamente non dico che sembra che si sia scritto da solo la sua storia, ma è un film che tocca tantissimi, tantissimi lati della vita umana in cui in fondo si possono di nuovo riconoscere tante persone. Papà, dopo il manoscritto, scrisse i dialoghi per il teatro e quando poi decise di farne un romanzo, lui scrive che non aveva mai lavorato tanto per scrivere un libro così, così piccolo. Nacque una polemica in relazione ai due film Anonimo Veneziano e Love Story, che erano coevi, uscirono praticamente nello stesso anno, perché si imputava ad Anonimo Veneziano di poggiare sugli stessi concetti su cui si basava anche Love Story, ovvero Eros e Thanatos. In realtà in Anonimo Veneziano c'è uno specchio tra quella che è la morte di un matrimonio, la futura e vicina morte di uno dei protagonisti e quello che è la morte di una città. Tanto vero che Venezia viene ripresa anzitutto in un periodo abbastanza desueto, quello autunnale, e il Canal Grande ha quasi delle riprese per noi ormai inconsulte, perché è sgombro dai vaporetti, è sgombro dalle barche, si vede soltanto una laguna e quelli che sono i must della città lagunare come San Marco, Punta della Dogana, non sono in fondo i punti principali che sono del film, anzi i momenti in cui il film ha più fuoco, ha più sostanza, sono i momenti in cui parlano, i dialoghi si svolgono su un ponte, il ponte che è proprio un punto di connessione fondamentale per Venezia, tra le calli, tra i vari canali. Accenna le prime battute dell'oboe a solfeggio cantato, segnando il tempo con la mano alzata. Pensa, dice smettendo. Pensa che è stato scritto quasi 300 anni fa, nel pieno splendore di Venezia. Ed è il lamento funebre per questa città che finalmente va a farsi fottere. Ed io con lei, a quanto pare. Gioco ancora sulla violenza e sull'estro delle parole per nascondere ogni eventuale cedimento. Ma si capisce che lo fa per lei. Un povero tentativo d'esibizionismo. Fosse solo, cercherebbe di non fermarsi a pensare, probabilmente. Qualche volta di notte, dice, quando non ce la faccio a dormire, vengo a questa vetrata, la apro e ascolto. Ascolto a lungo, sebbene non ci sia niente da ascoltare all'infuori del silenzio. Sa morire con dignità questa vecchia puttana. Non si cura di coloro che vogliono salvarla. Vuol tornare a essere fango, come dici tu. Del resto sono sparite Ninive, Babilonia, Menfi. Perché dovrebbe sopravvivere questa? Anche la morte è necessaria quando viene il suo tempo. E cita. Ha la sua ora tutto, e il suo tempo ogni cosa, sotto il cielo. E il tuo Ecclesiaste? Domanda lei. Sì. C'è il tempo di nascere e il tempo di morire. Rivedere Anonimo Veneziano adesso ha un sapore leggermente anacronistico. L'unico elemento che veramente quasi precorre i tempi è questo montaggio serrato, che è quasi un anticipo di quelli che sarebbero stati i film successivi. I primi piani sono, a dir la verità, leggermente melodrammatici, calcano sul sentimento, ma c'è una differenza fondante per quanto riguarda Anonimo Veneziano e Love Story.
Ci fu una coincidenza tra i due film che spesso accoppiavano, perché Love Story fu premiata alla stessa cerimonia dei David di Donatello in cui fu premiato Anonimo Veneziano per la migliore interpretazione femminile di Florinda Bolkan e per la fotografia di Gatti. Fu premiato ancor prima di uscire nelle sale italiane. Il terzo grande capolavoro di Berto è anche per qualche aspetto il suo più stravagante. In realtà racconta la storia di Giuda, dal punto di vista di Giuda, tanto che qualcuno ha detto che potrebbe essere il Vangelo secondo Giuda. Io, Giuda Iscariota, nato a Gerusalemme da padre mercante, cresciuto all'ombra del Tempio, istruito nella legge e nelle scritture, osservante delle norme e dei precetti, legato agli zeloti per cospirazione e fuggito dalla città santa per scampare alla croce. Percorrevo le terre di Israele, ansioso che l'Eterno Adonai si manifestasse mostrandomi un segno della sua potenza o della sua vanità. Ero giovane e impaziente. Fino a quando, o Signore? Cingiti la spada al fianco e nella tua magnificenza guidaci all'attacco sul carro, per la causa della libertà, della verità e della giustizia. Giuda, che nella tradizione cristiana è il complice più grave dell'assassinio di Gesù e che dovrebbe quindi essere il reietto tra i reietti, il mostro, diventa in Berto invece l'eroe paradossale del destino dell'uomo. Giuda è colui che tutto quello che lo fa in adempimento a un dover essere che gli è stato assegnato. Il dover essere di Giuda è di tradire Gesù. In questo senso è un perfetto personaggio di una vicenda dominata dal male universale. Berto esalta la grandezza di Giuda nel fatto che lui accetta questo destino, tradire. Berto probabilmente parla come sempre di sé, quindi parla dello scrittore. Chi tradisce o chi è condannato a tradire è lo scrittore. Uno scrittore che è costretto a usare le parole della lingua quotidiana, delle parole ambigue, sfuggenti, e che ogni volta che diciamo qualcosa, la scriviamo, essa dice molto di diverso da quello che noi avevamo inteso farle dire. Questo scarto tra l'intenzione e il risultato c'è un forte tradimento. Credo che dopo Il male oscuro l'opera più ambiziosa di Berto sia sicuramente La gloria. Il suo interesse per Giuda, tra l'altro, è un interesse molto acuto, molto documentato, che lo porta a un'allegoria storica. Indubbiamente è un libro meno potente. Quello che è interessante della Gloria è la frustrazione di chi non consegue la gloria. In realtà è un tema letterario, cioè nel senso che quello che Berto ha sempre in testa è un tipo particolare di gloria. Lui vuole avere il suo ruolo riconosciuto nella letteratura italiana. C'è un pregiudizio sul fatto che lui sia di destra. Se leggiamo, non so, gli accenni sprezzanti di Pasolini a Berto, sono del tutto ingiustificati, soprattutto si vede che non ha mai aperto un libro di Berto. Lui ci metteva del suo perché era un provocatore, perché era una persona che diceva la verità in un mondo di pupazzi dipinti, di mandarini. Berto scrive Il cielo è rosso e fa un bestseller, Il male oscuro ed è un bestseller. Cioè, come dire, mi sembra una persona a cui sia andata bene. Io sono la tenebra, Gesù, ma a te, che sei la luce, dagli abissi della mia oscurità continuo a chiedere, nella storia della tua morte, che sarebbe dovuta essere gloria e vittoria sulla morte, io, Giuda, da te,
segnato come figlio di perdizione, sono stato semplicemente strumento affinché si adempisse una scrittura, cioè fosse fatta la misteriosa volontà dell'Eterno. O piuttosto c'era qualcosa che ci accomunava. Qualcosa che, visto come sono andate le cose, non si è adempiuto, se non nella conclusione minore che siamo morti tutti e due, quasi insieme. Forse, Rabbi, a mete più modeste era destinata la nostra grandezza. Ma una volta deciso che il punto d'arrivo doveva essere la gloria, non fui io a mancare. Qui sì, è scritto Il male oscuro e la gloria, che sono due libri splendidi. E per destino la gloria è stato il suo ultimo libro. Io, come spesso dico quando devo parlare di mio padre, faccio un po' fatica, diciamo, a separare lo scrittore dal padre. E quando prendo in mano la gloria è un libro che mi commuove molto. Anche particolarmente, è un libro che quando lo leggo mi stupisce, ma dico: mamma mia, quanto era bravo. Se oggi ripensiamo all'arco narrativo di lavoro di Berto, dalla primissima colonna Filetti alla gloria, noi ci rendiamo conto che Berto è probabilmente il più grande scrittore del secondo Novecento italiano. Come in tutte le opere di Berto, i temi trattati in Anonimo Veneziano sono quelli del tempo e della morte, cioè i due problemi che ognuno è costretto ad affrontare e risolvere da solo. La ricerca della verità passa per i dolorosi circuiti della nevrosi e della psicoanalisi e viene effettuata senza timore, con la coscienza di un palombaro dell'anima, di uno speleologo del cervello. Alla fine di questa ricerca, nessuno vince e nessuno perde. Semplicemente si muore. Di nuovo sono lì, immobili nella breve ed interminabile attesa. E più facile è la concentrazione, dato che l'estranea è andata via. Al suo cenno gli archi cominciano, dapprima appena percettibili, poi più sicuri nei lenti accordi d'attesa. E lui attacca la nota ferma, seguita con necessità e precisione dalle altre, nell'antico concerto che dice la rassegnata disperazione per la morte di un uomo. E forse di una città. E forse anche di tutto ciò che è già vissuto abbastanza.